minuti, sono Conegliano Marcello e sono qui oggi con il signor Emilio Conegliano per parlarvi della cooperativa Alfa. Ora lascio la parola a lui. Buongiorno a tutti, grazie di questa intervista. Io sono Conegliano Emilio e sono socio volontario della cooperativa Alfa. Sono qui oggi, come si diceva prima, per approfondire meglio la nostra cooperativa, che cos'è e che cosa facciamo. La cooperativa Alfa nasce innanzitutto nel 1985 in un piccolo paesino Lomazzo e all'interno vengono integrate persone svantaggiate. Lo scopo è quello di valorizzare ciascun individuo trovando le capacità migliori di ciascuno e inserirle all'interno del mondo lavorativo. Volevo chiedere, la vostra azienda da quante persone è composta? La nostra azienda, preciso dire, che è una delle più grandi della provincia di Como. È composta da 80 dipendenti e la cosa importante è che due terzi di essi sono svantaggiati. Quindi, per questo motivo siamo stati anche premiati. Che premi avete ricevuto? Abbiamo ricevuto, insieme con la ditta LUV, il premio Etica Impresa. Quindi, cosa significa? Tutti sono... questi corsi di formazione, le persone, premio Etica Impresa. Quindi, cosa significa in poche parole? Siamo riusciti, come si diceva prima, a trovare queste capacità e a inserirle nel modo migliore all'interno del mondo lavorativo. Quindi si è garantito, diciamo, un benessere collettivo. E per quanto riguarda invece le attività da voi svolte, sento che operate nel Varesotto, Comasco, Milanese, ma quali attività precisamente svolgete? Esatto, noi operiamo nella provincia di Como, nel Comasco, nel Varesotto, operiamo anche nella provincia di Milano. Le attività sono molteplici. Ci tenevo a dire che prima di qualsiasi tipo di attività viene fatto un corso preventivo, le cui spese sono totalmente a carico della cooperativa. In questi corsi di formazione le persone devono approfondire un certo tipo di conoscenze che dovranno poi mettere in pratica direttamente durante lo svolgimento del lavoro stesso. Quali sono quindi le attività che svolgiamo? Queste sono di ratizzazione, che possono essere fatte sia per imprese, quindi sia per altre imprese o per privati, disinfestazione, che va da volatili a striscianti, pulizie civili industriali con macchinari totalmente innovativi, poi sprovvisti, che vengono occupati presso comuni, consulenze per la sicurezza, igiene e ambientale, e poi piattaforme economiche. Quindi all'interno di ogni piattaforma viene inserita una persona che ha lo scopo di controllare la sua zona, controllare che il lavoro, diciamo così, si svolga al meglio. Ho sentito che organizzate in Abruzzo un soggiorno sia per i figli dei vostri dipendenti che per i vostri dipendenti stessi, nonché per personale esterno. Mi può spiegare cosa fate, come è venuta questa idea, quando? La casa vacanze di Guilmi è situata sopra Vasto, è un bellissimo posto di villeggiatura. È aperta dalla fine di giugno all'inizio di settembre, in particolare nel periodo che va dal 19 luglio al 30 luglio, è aperta ai ragazzi dai 16 ai 12 anni e dai 12 ai 17 anni. Questi ragazzi possono essere persone comuni oppure svantaggiati, che in molti casi ci vengono forniti dagli assistenti sociali. Quelli svantaggiati economici, mi stai dicendo? Svantaggiati economicamente. Scusa. E nonostante il periodo di crisi siamo riusciti a proseguire il nostro progetto
grazie agli sponsor, per cui gli sponsor che ci sono stati. Perché naturalmente i finanziamenti da parte del comune saranno stati abbastanza irrisori. Purtroppo sì, e quindi siamo dovuti ricorrere a questi sponsor. Ho capito. E mentre per tutti gli altri mesi cosa fate della casa vacanze? Nel senso, giugno e settembre è aperta chiunque? Sì, la casa vacanze durante tutto il resto dell'anno è aperta a qualsiasi persona che voglia entrarvi. Quindi da giugno a settembre aperta a tutti? Esattamente. Ho capito. La ringrazio, signor Conegliano, per la sua intervista. Mi scusi se mi interrompo, ci tenevo a dire l'ultima cosa, e che secondo me è molto importante, la differenza tra la nostra azienda e le altre. La nostra azienda, lo scopo principale non è il profitto, ma il benessere, mentre nelle altre lo scopo è appunto quello di arricchirsi. Grazie a lei. La ringrazio ancora. Ci rivedremo nella prossima intervista. Grazie, arrivederci. Questo è un esempio banale di divertissement e di utilizzo anche per tempo libero della Bloggy Sony, che è una videocamera entry level al pari di la fascia di prezzo della Hyptech o altre meritevoli videocamere. L'alternativa, sempre nell'ambito di prezzi contenuti, può essere anche il lens cap della casa coreana Loreo, e per mettere insieme i video esiste per i video Video Deluxe 17 Premium. Invece per mettere assieme le foto in 3D si può utilizzare un programma indicatomi dal figlio che si chiama MPO Tuonaglifo, che si trova gratuitamente in rete. Con l'occasione, questo è anche un esempio di attività che si può fare in rete come elemento di microcivico impegno, utilizzando le proprie anche ridotte peculiarità umane, ma pur sempre non riproducibili. E al caso meglio valorizzabili qualora si utilizzi il pensiero del buon Jobs, che diceva think different, oppure del Lessing, che proponeva pensa pure in modo sbagliato, ma pensa con la tua testa. E come suol dire, vi saluto.